Bentornati sul canale Aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua per fare un aggiornamento della collezione di film horror. Finalmente, dopo un lungo periodo di quarantena, di negozi chiusi, quant'altro, sono riuscito finalmente a tornare a caccia di film come piace a me, cioè andando a cercare nei mercatini, nei negozietti, film a poco prezzo, ma che a me interessano e che sono comunque in condizioni decenti. Prima però di vedere i film che ho comprato, vi voglio far vedere due uscite in un video recentissime che mi sono state mandate da Digit Movies per fare delle recensioni, insomma, per parlarne. E sono entrambi film dello stesso regista. Uno è Extreme Jukebox di Alberto Boggo, film trash horror con la partecipazione esclusiva di Pino Scotto. Qui potete vedere il suo volto disegnato in questa fantastica cover disegnata da Giorgio Credaro. Chi ama, diciamo, le uscite Movie Spasmo Video conosce già. Ha disegnato questo meraviglioso villain, veramente stupendo. Mi verrebbe da comprare questo DVD anche se non sapessi di cosa parla il film. È veramente bello. Complimenti a Giorgio, complimenti a Digit Movies e Alberto Boggo, perché il film è un ottimo film trash. Ovviamente vi deve piacere il genere, c'è molta ironia, c'è molta musica. È veramente un ottimo horror trash, al punto che negli Stati Uniti è distribuito dalla nobilissima Troma Video. Il secondo film che mi hanno mandato è più recente, è il suo ultimo film, è Terror Takeaway. Il primo film horror sulla pizza, mi sembrerà strano, ma è così. L'ho visto un po' di tempo fa in anteprima stampa, quando Alberto mi invitò a vedere il film. Risi tantissimo perché è un film veramente stradivertente, fa spaccare in due dal ridere. C'è anche una buona dose di violenza e di splatter, non vi dico niente per non spoilerarlo. Il tema è molto interessante perché usa lo spunto del lavoro. Quindi il portapizze, questi lavori dove il lavoratore è meno tutelato, il portapizze che vive con le mance, insomma, c'è tutto un gioco su una leggenda e su questo villain portapizze che è veramente strepitosa. Poi c'è tantissima ironia e c'è tantissima anche denuncia. Tra l'altro, io avevo visto una versione, penso non completamente definitiva, quindi lo riguarderò con piacere. E non solo, mercoledì 17 giugno Alberto Boggo sarà in live qui sul nostro canale per parlare di questi due film e chiacchierare un po' di horror, quindi partecipate o se state vedendo questo video dopo vi lascio il link qui sotto per vedere la live. E passiamo adesso ai film che ho acquistato in giro per negozietti, non vi dico le mie fonti, le mie risorse. Il primo film preso dalla Foga, visto che era tantissimo che non andavo a scartabellare tra gli scaffali, eccetera, il primo film l'ho comprato e ho sbagliato a comprarlo perché mi sono accorto dopo che è in inglese, è la versione inglese. The Manson Family di Jim Van Bebber, regista che ha fatto praticamente solo questo lungometraggio, quindi vi lascio immaginare la qualità eccelsa di questo film. Poi no, poi magari anche bello, non lo so. Comunque io avrei preferito vederlo in italiano. L'ho comprato per sbaglio in inglese, preso dalla Foga. Adesso deciderò se tenermelo comunque in collezione per fare numero. Comunque i film su Charles Manson mi attraggono sempre molto perché mi piace l'atmosfera veramente malefica che c'è intorno a quella brutta vicenda. Passiamo invece a quelli che non ho comprato per errore e che sono felice di aver trovato. Questa è veramente una chicchetta. Questa è una chicca. Delitto in quarta dimensione. Film, a parte bellissima copertina, coloratissima, eccetera. Film del 1959 di Irvin Shortes Yeworth Jr. Non è proprio facile. Il nome magari non vi è familiare, ma il film che ha fatto prima sì. Cioè Blob, il fluido che uccide. Un anno prima di questo girò il famosissimo Blob, il fluido che uccide, e questo è il film che fece dopo, sempre horror fantascientifico, dove due fratelli scienziati costruiscono un macchinario che gli permette di attraversare gli oggetti. Solo che quest'operazione avrà delle conseguenze, degli effetti collaterali un po' inquietanti. Ah, tra l'altro, ecco, dentro non c'è proprio un libretto, ma c'è un mini poster, che è una cosa veramente molto molto figa, secondo me.
coloratissimo, bellissimo. Insomma, vedremo insomma com'è, se è un po' una trashata o è un bel film. Poi passiamo a una chiccona incredibile che mi mancava, che sono contento di avere. Misery non deve morire. In questa edizione speciale, sempre DVD, con insomma film del 1990 di Rob Reiner. Se non sapete chi è Rob Reiner, vi cito giusto due film a caso: Henry, ti presento Sally e Stand By Me. Esattamente, il regista di questi due film è di Misery, un grandissimo Misery per gli amici, il titolo è Misery non deve morire, ma noi lo chiamiamo Misery. Questa bella edizione contiene anche un cortometraggio che si chiama Misery vuole compagnia, vi giuro che non so cosa sia, ma lo scoprirò. C'è un documentario, commenti audio, gallery, trailer, opuscolo collezionabile, vediamo l'opuscolo. Vabbè, c'è l'opuscolo, notoriamente chiamato da me che sono ignorante, libretto. Poi dentro c'è la pubblicità di un filmettino così a caso, che proprio un film così, cioè proprio di quelli insignificanti, direi. Poi c'è anche il catalogo, magari dopo lo guardo. Comunque molto carino anche il disco con le schizze di sangue, film con James Caan e la grandissima Kitty Bates, possiamo dirlo tranquillamente. Rob Reiner è un grandissimo regista, il film è bello. Questo film è diventato un cult, vabbè, è tratto da un racconto di Stephen King e qui già partiamo bene, ma è diventato un cult grazie alla grandissimissimissimissima Kitty Bates, che probabilmente con questo film è, diciamo, ha consacrato la sua bravura, insomma è diventata anche più nota al pubblico, è sempre stata una brava attrice. Io la adoro assolutamente, è veramente il top tra le attrici femminili degli ultimi anni. Bella edizione con la tastiera della macchina da scrivere. Per i millennial la macchina da scrivere era un macchinario meccanico dove tu pigiavi le lettere e meccanicamente un timbro andava a stampare la lettera sopra un foglio bianco, capito? Vabbè, andiamo avanti. La storia, per chi non la conosce, è meravigliosa. Cioè, lui è uno scrittore di romanzi famosissimo, i suoi romanzi sono bestseller in America. Fa un incidente, adesso non so se la ricordo benissimo, fa un incidente, viene salvato da una donna in mezzo alla neve, insomma in un posto sperduto, viene salvato da una donna, lei lo cura, lo porta a casa sua, lui si risveglia e scopre di essere stato salvato da questa dolcissima persona, che è anche una sua grandissima fan, più fan dei libri che sua fan. Con il tempo, mentre sta cercando di guarire e riprendere le forze, scoprirà che lui ha intenzione di uccidere il personaggio protagonista di tutta questa saga, che probabilmente era anche il caso che a un certo punto finisse, e lei impazzisce. Ma è un film geniale, tratto da una storia bellissima. Un altro film che ho trovato usato, ma sempre in buonissime condizioni, un'edizione molto semplice, ma un film tutt'altro che semplice. Sto parlando di Irreversibile di Gaspar Noé, 2002, con Vincent Cassel e la non poco gnocca Monica Bellucci. Allora, non è un film horror? No, non lo è nella concezione vecchia che abbiamo dei film horror. Nella concezione nuova, perché anche noi, cari amici, siamo diventati sofisticati, è un horror per la drammaticità degli eventi e la psicologia che c'è dietro. Effettivamente non è un horror, ma comunque è un film che tengo comunque nella mia collezione di horror, perché è uno di quei film che ti mette a disagio e ti fa stare male. È la storia di uno stupro di una bellissima donna e della vendetta dell'ex marito e il fidanzato, ma il tutto ma raccontato cronologicamente al contrario, con anche un linguaggio cinematografico piuttosto all'avanguardia, con insomma ci sono delle cose molto molto interessanti, non ve le sto a dire. Vediamo se l'edizione comprende qualcosa. No, non comprende una mazza. Ah sì, c'è l'intervista a Monica Bellucci e un documentario sugli effetti speciali, perché poi in realtà ci sono anche delle scene gore potenti, ma proprio da che ti viene proprio da, non so se, cioè dipende un po' come siete fatti, potreste vomitare durante la scena di stupro o vomitare durante le scene di uccisioni.
Insomma, è un film che ne ha veramente angoscia da regalare per tutti. Notevole, veramente. Uno dei migliori film degli ultimi anni. Irreversibile, Gaspar Noé, 2002. Adoro. Poi, questo è un film che risale alle prime volte in cui ci occupavamo di fare le recensioni dei film in anteprima. È un film che ci tenevo veramente tanto a vedere e non l'ho visto. E finalmente me lo sono preso a pochissimo. È un film della Koch Media, prodotto da la Blumhouse. È un thriller, non è proprio un horror, ma mi ispira veramente tanto. Regali da uno sconosciuto di Joel Edgerton. Spero di averlo detto nel modo giusto. Un bel thrillerone, me ne hanno parlato bene. Sono veramente felice di averlo questo, perché penso che potrebbe piacermi. Vi farò sapere poi com'è i prossimi giorni. E qua andiamo sul finale. Il finale è un po' strano. Oggi sono stato non troppo horror, perché uno era un fantascientifico, uno un thriller, su quasi tutti i thriller, perdonatemi, però ci sono da volte dei film thriller che sono talmente cult e talmente brutali che secondo me si affacciano un po' al genere horror, quindi credo che comunque anche voi li apprezzerete, i film che vi ho fatto vedere finora. Passiamo agli ultimi due film, che poi sono più di due, che non sono horror, mi dovete veramente perdonare, ma io amo guardare i film di tutti i generi, anche se devo nutrirmi ogni giorno di un po' di horror. Questo è ancora sigillato, è una collection, Spasimo, Crisi 7, sono tre film di Ingmar Bergman, precisamente Spasimo è scritto da Ingmar Bergman ed è il primo film che ha scritto, non è lui il regista è Alf Sjöberg. Poi ci sono Crisi e Sete, che sono altri due film però diretti da lui. Perché mi è venuto questo trip di prendere i film di Bergman? A parte perché comunque stiamo parlando di un maestro del cinema. E poi perché vi ho parlato di un film sul sito di Non Aprite Questo Blog che avete visto nell'aggiornamento della collezione recentemente pubblicato sul canale, che è L'ultima casa sinistra, edizione Midnight Classic di Wes Craven. Eccolo qua. Questo film, che tratta argomenti terribili come appunto la violenza sessuale, l'umiliazione, qualsiasi cosa veramente schifosa che ci possa essere sul pianeta Terra, è veramente un film molto interessante. E nella recensione vi spiegavo come Wes Craven, appassionato all'epoca di Bergman, giustamente, perché per diventare un grande regista bisogna per forza essere appassionati di Bergman, scrisse, diciamo, questo film. Non è che lo scrisse, questo film è fondamentalmente un remake del film di Bergman, che è un film che si chiama La Fontana della Vergine, del 1960, ed è un film tratto da una leggenda svedese del XIV secolo, una specie di ballata che racconta questa storia. La storia è identica a quella dell'ultima casa a sinistra. E niente, io sono impazzito perché mi è piaciuta molto la storia e mi sarebbe piaciuto subito lì, sul momento, poter vedere la versione originale di Bergman, quindi La Fontana della Vergine del 1960, ma non ce l'avevo. Ho chiesto se qualcuno ce l'aveva. Insomma, non è neanche facile trovare questi film. Di sicuro non li troverete su Netflix, ecco. E niente, io entro per la prima volta, entro in questo posto qua. E chi è che mi guarda lì in un angolo? Ragazzi, vi assicuro che trovare i film che vuoi, cioè, è una roba... Non è una roba normale, ve lo garantisco. Cioè, andare in un posto dove ci sono film usati e trovare esattamente quello che sono una settimana che ti gira per la testa, che lo vorresti vedere, arrivare lì, postare i film, prendere, tirar su e trovarsi La Fontana della Vergine, è destino. Questo film ha trovato me, non il contrario. La storia è fantastica perché c'è questa ragazza. La storia vale per entrambi i film. C'è questa ragazza che è appunto una ragazza illibata, pura, che va via di casa per una ragione o per un'altra e incontra le persone malvagie. Queste persone malvagie le fanno del male e poi, per uno scherzo del destino, queste persone malvagie incontreranno i genitori della ragazza. I genitori della ragazza scopriranno che loro hanno fatto del male alla figlia
e qui ci sarà la vendetta. Meraviglioso, meraviglioso il film di Craven, e questo qua lo vedrò il prima possibile e vi farò sapere. Vi chiedo scusa se sono stato molto meno horror del solito, ma sono sicuro che avrete gradito. Insomma, ho fatto una bella bella scorpacciata, adesso mi cadranno come al solito. No, non far ricadere. Allora, Tarotic Wakes in jukebox, Manson Family che non dovevo neanche prenderlo, Il Delitto in quarta dimensione, Misery, Non deve morire, Regali da uno sconosciuto, Spasmo, Crisi, Sete di Ingmar Bergman, La Fontana della Vergine di Ingmar Bergman, e scusatemi, incespico quando dico Ingmar Bergman, sembra un uno scioglilingua, e Irreversibile di Gaspar Noè. Insomma, mica pizze fichi. Ragazzi, questo è tutto per l'aggiornamento della collezione. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella se non volete perdervi neanche un video, e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questi film, e basta, perché il resto non mi interessa. E ci vediamo al prossimo video. Yeah.